Lorenzo, magari da Ascolano avresti desiderato ancora di più battere lunedì sera la San Benedettese, invece purtroppo è arrivata una sconfitta. Eh sì, per me diciamo era un doppio derby. Purtroppo a me, come a tutta la squadra, a tutta la città, dispiace per la sconfitta. Sappiamo quanto ci tenevamo noi tutti a questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a conquistare nemmeno un punto, e ci dispiace perché secondo me, a mio avviso, almeno un punto ce lo guadagnavamo, perché purtroppo il gol loro è venuto da un'azione fortuita, poi noi abbiamo subito reagito, purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol, lavoriamo in settimana per migliorarci sempre e andiamo avanti così. Si sta buttando un po' la croce addosso agli attaccanti che non segnano, ma c'è qualcosa che manca anche nei movimenti dei centrocampisti? Vabbè, il problema dei gol non è sicuramente quello degli attaccanti, perché se non va un reparto il problema è di tutta la squadra. Sicuramente noi centrocampisti in primo dovremmo lavorare di più, forse per servire meglio gli attaccanti, come qualsiasi altro reparto deve migliorarsi tutte le volte per cercare di fare sicuramente meglio. Quindi diciamo non è un problema di un reparto o di un altro, remiamo tutti dalla stessa parte e cerchiamo di migliorarci tutti. Purtroppo anche se rivediamo il gol della San Benedettese domenica, arriva da un'azione un po' fortuita, perché un cross in mezzo, poi una deviazione, la palla lì rimane lì, quindi poi lo stesso Giovanni dall'altra parte davanti alla porta, il portiere ha fatto una bella parata, quindi ci sta girando un po' un periodo no, noi andiamo avanti e speriamo ci giri un po' dalla nostra parte. Sì, adesso ricarichiamo le pile, poi ci affronta questo scontro diretto con il Fano, ce la giocheremo con serenità, tranquillamente, come abbiamo fatto sempre. Sappiamo che è una gara importante e cercheremo di portare a casa i punti più importanti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo sicuramente che è una gara importante.